voleva la rivoluzione, l'aspettava e diceva di no. Alle mie riflessioni e dai vari argomenti, ai distinguo e dai tanti però, lei credeva in un puro ideale, nel riscatto di tutte le masse. Ha compromesso borghese alla pace sociale, opponeva alla lotta di classe. Alza il pugno, alza il pugno, mia dolce rivoluzionaria. Alza il pugno, alza il pugno, non rinnego la mia vecchia strada. L'utopia è rimasta, la gente è cambiata, la risposta ora è più complicata. Continuava a parlare di azione, di rivolta e di proletariato, come se in questi 30 anni di storia il mondo non fosse cambiato. Le sognava la ribellione contro l'impero del capitale, scuoteva la testa quando le dicevo che servono nuove parole. Che servono nuove parole, che servono nuove parole. Alza il pugno, alza il pugno, mia dolce rivoluzionaria. Alza il pugno, alza il pugno, non rinnego la mia vecchia strada. L'utopia è rimasta, la gente è cambiata, la risposta ora è più complicata. Di un partigiano, una staffetta partigiana, si chiama no, sì, non sono così bella, non ho fatto una cosa così importante. Lì ha rubato, come ora, la Maria Lupatini. La Maria Lupatini. E quella signora di 90 anni che veniva con noi al corso dell'anno. Carlo Giuliani, il ragazzo che hanno ucciso. Siamo andati a lezione insieme. E gli immigrati, noi abbiamo inaugurato il nostro centro sociale, abbiamo inaugurato la presenza di perché ci sono un po' di stasera rispetto ci sono l'onore di essere letti con voi, basta che non vi facciate dire. Andiamo tutti, ci sediamo qui. No, è una cosa molto appunto per questa tradizione. Noi ci siamo consultati, abbiamo deciso che proprio per un impegno che noi abbiamo sempre assunto rispetto alla attuazione dei diritti civili delle persone, fosse importante assumere questa posizione, e abbiamo portato in consiglio comunale la proposta. In consiglio comunale è stato approvato un ordine del giorno con il voto contrario delle minoranze, ovviamente. Motivato, sì, assolutamente, anzi gliene diamo una copia magari dell'ordine del giorno. Me l'ha data lui, E niente, per cui a seguito di
questo, è stato mandato poi al carcere tutto l'incartamento. Veramente non è ciò. E lo abbiamo mandato al direttore del carcere. Sì, se l'è tenuto. Noi abbiamo anche l'indirizzo e tutto. E quindi niente, poi dopo la cosa si è realizzata e bene così, insomma, è servito, speriamo di essere serviti a qualche cosa anche noi. No, io penso che è servito molto. Direbbe di no, che non è servito molto fino adesso. No, guarda, io sono convinto, prima di tutto vi ringrazio. Cioè, non nel caso particolare, ma nel complesso. Beh, ci sono grossi problemi. Comunque no, volevo dire solamente che io sono convinta che se non ci sta, se non si fosse creato questo movimento a cui hanno partecipato anche delle istituzioni come i comuni che mi hanno concesso la cittadinanza in Italia, non sarei mai tornata. E chiaramente sarei tornata alla fine perché c'era già l'ordine di espulsione, però anche alla fine sì, però penso che sia stato una cosa proprio che importante anche perché improntata sulla questione proprio dei diritti civili, diritti umani, della solidarietà, che sono valori, penso, che ci uniscono. Alla base di qualsiasi società civile. Appunto, e anche della qualsiasi democrazia. Assolutamente. Assolutamente. Purtroppo viviamo in un periodo dove molte di queste cose sono messe in discussione e non dovrebbero esserlo. Non si vede mai la fine di questa strada. Comunque poi volevo in particolare ringraziare il sindaco perché per me, che in verità è cresciuta poi in un altro paese, parte di tornare in Italia è anche la scoperta di una storia molto importante che è la Resistenza, perché in verità non è che la conoscevo prima di partire. E per me, anche ieri sera quando ho conosciuto Nori Brambilla, Nori Pesce, e sentire lei parlare di quello, delle ragioni perché lei aveva partecipato, ma anche diciamo quello che lei pensa sia stato il contributo a lungo termine di quella partecipazione nel senso collettivo, veramente ti fa capire che l'Italia non è solo quello che si legge ogni giorno nei giornali, ma che c'è tutta un'altra storia, che quella storia deve proprio essere non solo valorizzata, ma ribadita. Loro lo fanno, loro lo fanno sempre, perché si sono spesi tutti nelle classi, nelle scuole. Franco Cossandi è morto mentre in classe faceva lezione, portava la sua testimonianza appunto la realtà della Resistenza del suo compagno Grovato che è morto. E niente. Sì, ma io penso anche che bisogna dire che non era solo di allora. No, assolutamente. Non è ma anche di... oggi dobbiamo. Ma scherziamo. Una cosa molto bella che secondo me hanno fatto, che mi è rimasta impressa, che parlando con la Barbara, due anni fa, ho fatto un'iniziativa sulla Resistenza proprio con gli immigrati, no? Appunto portando i nostri valori alla gente che diciamo così viene da fuori. Per forza, perché se tu parli di Resistenza nelle classi, le nostre classi sono classi diverse dalle quelle che abbiamo frequentato noi. Cioè nel momento in cui tu parli di Resistenza ai bambini marocchini, algerini, eccetera, tu gli devi dire che non è vero che gli italiani erano tutti come quelli che sono andati là a fare le deportazioni con Giulia, con Graziano e compagnia cantando, no? E quindi sei obbligato a fare storia in un altro modo, perché devi avere attenzione a chi ti sta ascoltando, e chi ti sta ascoltando viene dalla Cina, viene dal Pakistan, viene dall'India, viene dall'Albania, viene dal Marocco e viene dall'Algeria. E quindi abbiamo proprio l'obbligo, soprattutto gli insegnanti e gli educatori, di reinterpretare la realtà in dimensione mondiale ormai, perché la nazione non, cioè, già non esisteva ai miei tempi, perché
perché tutta l'elaborazione politica che ci è stata, che è stata alla base delle nostre scelte, almeno delle mie, era sempre a dimensione internazionalista, mai nazionalista, cioè voglio dire, per me l'Italia è una cosa che abbiamo nel cuore, perché il nostro paese è come la nostra mamma un po', no? Però dal punto di vista geografico, paesaggistico, per cui mi incazzo anche quando la rovinano con le costruzioni, quando fanno le lottizzazioni, se va, però lo farei anche se fossi in Francia, anche se fossi in Africa, voglio dire, quel sentimento è lo stesso. Per gli insegnanti è importante ormai avere attenzione al soggetto che si trovano di fronte. Anche se molti di quei paesi hanno fatto resistenza pure lì, perciò il concetto sì, non è assolutamente nuovo. No, il concetto di resistere all'ingiustizia è proprio una cosa che accomuna tutti i popoli del mondo, sicuramente. Perché poi è un concetto positivo, no? Nel senso che io resisto a un'ingiustizia, io non resisto a una cosa buona, positiva, non c'è bisogno di opporsi a delle cose positive. Se devo resistere perché mi devo difendere da un'aggressione esterna, e quindi è un concetto positivo quello di resistenza. Cosa dice il professore? Completamente d'accordo. Sì, sì. La situazione è... Noi stiamo lavorando e lottando per mantenere questi ideali, questi principi che sono in pericolo abbastanza stringente. Bisogna lavorare molto, secondo me, sul concetto di legalità, che è il discorso, che è il concetto che sta alla base comunque della tutela dei deboli. Io sono cresciuta pensando che le leggi sono lo strumento che i deboli hanno per potersi difendere dai potenti, dai prepotenti soprattutto, e da chi ha altri strumenti. Quando uno usa le leggi invece per difendere i potenti non ha capito niente, cioè, o meglio vuol cambiare tutto quello che è. Stravolto. Noi dovremmo riuscire a spiegare bene con il latte materno, a trasmettere con il latte materno il fatto che la legge è lo strumento dei deboli per difendersi dai prepotenti, perché chi è forte non ha bisogno della legge. E quindi è molto difficile, sì, perché a volte noi siamo stati, specialmente quelli della mia età, che forse è uguale alla tua, io sono del 51, cioè interpretavi la legge come un sistema oppressivo, no? Che ti impedisce di dare, di esplicitare le tue libertà, le tue aspirazioni, i tuoi desideri, eccetera. Invece era nato proprio sotto un altro concetto, quello della legge, e forse dovremmo un pochino riuscire a riportare nell'alveo giusto queste idee, Comunque penso la cosa importante è che questo lavoro si svolge con i giovani. Sì, è fondamentale. Perché abbiamo perso un paio di generazioni e adesso bisogna recuperare. E che la responsabilità è incredibile, soprattutto dei genitori e degli insegnanti, perché la testimonianza è fondamentale. Tu puoi dirmi fai così e puoi fare qualcosa di diverso e non ti crede nessuno, perché non sei credibile. Non sei credibile, la testimonianza è poi questo, il fatto che un insegnante ha il dovere di essere una figura esemplare, ha il dovere, io dico, io lo richiedo anche agli autisti del Pulmino che portano i bambini a scuola, deve essere una figura esemplare, deve essere una figura esemplare dal punto di vista del comportamento, non è che deve essere un genio, nessuno ha bisogno dei geni, madonna, Dio ce ne scampi. Deve essere una figura esemplare dal punto di vista del comportamento, non deve offendere nessuno, non deve essere aggressivo, deve essere accogliente, deve sapere che la scuola non è costruita per lui ma per gli alunni e che quindi l'unico interlocutore sono i bambini. E poi deve magari essere anche preparato. Beh, come tutto benissimo devo dire, perché finalmente sono libera. Dal punto di vista di salute, quasi tutti mi chiedono, sto anche abbastanza bene, lavoro molto perché sono una precaria,
e allora come tutti i precari ho più di un lavoro, però anche sono fortunata in quello perché il lavoro, diciamo, in un posto che è l'Arci, poi lavoro anche con Ranina su questa rivista che fa sulla Latin America e poi ultimamente ho iniziato anche a lavorare qui, con questo supplemento della sinistra europea che fa Rifondazione. E sono posti anche stimolanti perché non sono posti dove solo uno va a lavorare, ma ci sono tutto un mondo di associazioni, anche di dibattiti, di questioni. Poi sono all'ordine del giorno un po' per tutti. E io sono fortunata nel fatto che non ho un lavoro alienante, dove quando vado più o meno al lavoro vengo anche a conoscenza di un sacco di cose che non saprei in altra maniera. Sì, e per anche me, perché hai fatto un pochino di assenza. Appunto, e per me che sono stata in Italia per tanti anni è come conoscere un nuovo mondo. Certo. Perciò aiuta molto. Mi hanno staccato in relato No, guarda, io quando è molto... Dico, a un certo punto, non avevo parlato una parola di italiano per quasi 15 anni, e poi in prigione quello è ancora diventato più, perché non è che c'erano molte italiane in prigione, le poche, diciamo, italo-americane che erano in prigione parlavano più, diciamo, varie forme di dialetto che io non conoscevo. E allora sono a un certo punto arrivati i giornalisti e io mi sentivo male perché veramente avevo questa paura di comunicare e perciò ho dovuto anche lottare per riacquisire quella che poi era la mia lingua. Certo. Perciò, no. Quanto pesa? No, è stata una cosa importante. Ma adesso, chiaramente... Come ho detto prima, non è solo questione di lingua, è proprio la questione di quando uno riceve l'educazione all'estero, gli manca tutta una parte di riferimenti comuni, di storia, di esperienze, che poi uno se la ricostruisce, però non è la stessa, non è quasi identica, sei un po' sempre con un piede qui e un piede là. Però, c'è del positivo anche lì, però sì, poi alla fine hai una visione più completa. Io questo ne sono convinta. Però, insomma, ma per me è tutta una scoperta, è una scoperta molto positiva. Bene, bene. Comunque, veramente, come ho detto al principio, grazie di cuore perché sono convinta che tutto quello che è stato fatto è stato fondamentale. E siccome, diciamo, che il mio... sono un po', come dire, non voglio dire cinica, però sulle istituzioni a volte ho i miei dubbi. Diffidente, ecco una buona parola. E allora sono convinta che senza quella pressione che è venuta da tante parti, in tante maniere, poi a livello, diciamo, nazionale e internazionale il governo non si sarebbe mosso. Probabilmente sì, però noi l'abbiamo fatto perché eravamo convinti, se no non l'avremmo fatto. Anche penso... Abbiamo molto discusso nel merito, vero? E alla fine io pensavo di portare io la cosa in consiglio comunale, invece il dottor Passeri ha detto no, la porto io. Quindi è stato proprio il sindaco a gestire tutto e io ero lì a disposizione se serviva. Comunque con la massima collaborazione di tutti. Sì. Beh, io penso... E partecipazione alla situazione. Ma io penso una cosa interessante per me, che vivo a Roma, che è un po' impregnata, diciamo, sì, della politica, diciamo, a alto livello, in virgolette. La cosa veramente bella per me è andare fuori, andare anche, diciamo, in realtà molto più piccole, dove, diciamo, la partecipazione è differente, lo scambio è molto più vivo e più diretto. Certo. Sì. E c'è ancora molta più discussione perché a me Roma... se non mi deve mandare a farmi benedire mi trova tutti i giorni per la strada, non c'è problema. A parte che se io devo mandare a farsi benedire qualche ministro lo faccio via mail regolarmente, non ho problemi. Ho scritto a Ferrero anche da poco dicendogli ma che cacchio stai facendo, ci sei o non ci sei, perché quando è stato qui
ha promesso una serie di cose, io gli ho scritto, gli ho detto ma ti rendi conto, poi l'ho sentito in un'intervista e ripeteva le cose che gli avevo scritto io, ho detto vabbè, allora sono arrivate alla destinazione. Perché con questi nuovi kit della posta non funziona più niente. Un timore un po' diverso da quello che ho sperimentato lì. No, sono molto più belle, direi, hanno un valore inestimabile. Comunque posso dire una cosa, il mio compagno è un'enoteca. È uno dei miei preferiti. Ma dico la verità. E guardate qua, però tutti, vi date la mano, guardate qua, la cortesia. Aspettate un attimo. Sindaco, si giri di qua per te. Ecco, bisogna fare cheese. Ancora una per sicurezza. Ah, per sicurezza. Magari è uscita. Bisogna, no? Ogni tanto dire non sono d'accordo. Da fastidio usare ma tante volte? Io guarda, sono stata molto contenta di non essere in politica e di non essere in Parlamento in questo momento, perché per la mia coscienza avrei dovuto votare un no sull'Afghanistan. Così alla fine cosa succede? Che tutti quelli che io rappresento faranno un passo indietro. Allora cosa faccio? Io mi astengo oppure sto a casa? Però io vorrei. Però mi sembra che nessuno lo sa, però si è un po' sgorgata, però se non fosse così se anche a lavorare appunto ci dà la scusa per continuare a sentirci giovani. Sempre in testa il fine, che dove vogliamo arrivare, poi gli accomodamenti purtroppo bisogna anche spostare. Lo so, ma con gli accodamenti che hanno a che fare con la vita degli esseri umani sono i più difficili. No, ma sinceramente dico quello, no? Perché capisco il dilemma. Noi siamo non dico a livello generale, ma proprio a livello di società, a ridare il valore giusto alla terra. Perché una volta era il nonno, quello che ti sapeva dire no, non sei minato. Adesso anche perché sono tanti una vista un po' vista. Io a scuola avevo le colleghe quando facevamo le attività eccetera, allora organizziamo per i nonni, insomma scusami, cretina, ma sai che i nonni dei miei alunni stasera. Buona giornata. A voi, eh? Stasera. Ok. Ci vediamo stasera? No, stasera sono ok, arrivederci, grazie a voi. Ci vediamo più tardi? No. Ci vediamo stasera. È stata una brutta no, non ho molto bene. Io non ho fumato per 13 anni. Ti fai sbirichia. Di giorno mi sono venuta così. Perché hai visto le cose come stanno, ma veramente. Ho toccato con mano. Era quel tempo che c'era. Perché ora non la fa l'andare. Hai toccato con mano la seconda.
Tagli, cuci. Io non l'ho mai visto, tra l'altro, volevo venire a vedere stasera. Vieni con la macchina fotografica, che hai l'occasione di poter fare Silvia nel nostro centro. Le indagini, più che altro, sui movimenti antifascisti. Cosa li fai a fare? Se oggi anche parlamentare, per la fondazione. Bravo. E adesso non mi scorderò mai. Anche perché è troppo frontale, sapendo che lei è stata già preparata più di un mese precedente. Abbiamo già anticipato questo pomeriggio con noi Silvia Baraldini, intanto salutiamo subito. Buon pomeriggio Silvia. Buon pomeriggio e buon pomeriggio a tutti i vostri ascoltatori e ascoltatrici. Benissimo, allora Silvia Baraldini con noi sarà intervistata da Fiorenzo Angoscini, salutiamo anche te Fiore, ciao. Ciao Fiore. A tutti, grazie. Intanto ricordo che Silvia è qui da tutta la giornata nella nostra provincia, questa mattina era a Cazzago per il conferimento della cittadinanza onoraria, ora è qui con noi alle nostre frequenze e poi questa sera sarà alle ore 21 al Centro Sociale 28 maggio di via Europa 54 a Rovato. Pensavo che solito quando tu dici vedi dovevamo arrivare voi signori giovani. Gli devi dare una risposta per il momento. In verità quando sei stato e c'è una condanna come la mia, non pensi molto a quando è. Abbiamo anche Vittorio Barbarotti che meno male è stato il coordinatore di tutto il movimento in Lombardia per il rientro di Silvia Baraldini e soprattutto abbiamo il sindaco di Cazzago, l'ex sindaco di Cazzago Massega che gli ha conferito la cittadinanza onoraria. Non solo perché gli hanno conferito. Ma perché è anche, per noi è un orgoglio averlo qua, è anche un ex partigiano, perciò è duplice, diciamo così, la nostra riconoscenza e solidarietà. Ora, come voi sapete, Silvia
è stata condannata nel 1983 a 43 anni di carcere per concorso all'evasione della rivoluzionaria afroamericana Assad Shakur e per reati associativi per presunta matrice terrorista. Non gli sono mai stati imputati fatti di sangue, detenzioni di armi o esplosivo. Ha passato 2 anni di detenzione in un'unità speciale di deprivazione sensoria senza luce solare in totale isolamento a Lexington, nel Kentucky. È stata operata 2 volte di cancro uterino. Silvia Paralini è stata una detenuta politica, una comunista, una combattente per la libertà. La condanna in appello fu confermata pur riconoscendo la fragilità delle accuse provate unicamente dalla testimonianza dei pentiti. Credo che Silvia è stata l'espressione della repressione dello Stato verso coloro che non hanno mai accettato di svendere le proprie ragioni di combattere contro le ingiustizie. Ecco, io penserei, prima di dare la parola a Silvia, di darla a Vittorio, che illustra un attimo quello che è stato il movimento in Lombardia, per poi passare la parola al sindaco Passega, partigiano, ex sindaco partigiano, e tutto ex, per poi dare la parola a Silvia. Mi permetto appunto giusto per aggiungere una cosa a quello che ha detto Beppe, che naturalmente dopo l'intervento che farà Silvia, chiaramente se ci saranno domande o richieste di chiarimento o che altro da parte vostra, saranno appunto ben accette, anzi ce lo vogliamo tutti. Allora, il movimento, o meglio il coordinamento della Lombardia, nacque circa 11 anni fa, adesso più mese meno, e nacque appunto in una maniera abbastanza semplice. Io andai a Roma per una iniziativa politica, ed è lì appunto modo di conoscere il Gianni Troiani, di conoscere appunto le persone che per prime hanno dato il via alla campagna, alla creazione di questo coordinamento nazionale. Faccio però già subito un piccolo passo indietro. Il nome però di Silvia Valentini, come tempo prima amavo correre a piedi, appunto, no? C'è stato un anno che la delegazione italiana, correggimi se sbaglio, appunto, la delegazione italiana, la maggior parte di loro, con indosso la maglietta del coordinamento nazionale Liberato Silvia, no, first love, yeah. Aveva un altro nome, ragione. Liberate Silvia Nata, la facciamo noi. Partecipò appunto alla maratona di New York, una maratona che è inutile stare a spiegare che importanza aveva in quel periodo. E chiaramente partecipando attivamente a quell'attività sportiva, dissi: ma chi è Silvia Valentini? Che cos'è? Cosa ha fatto? Che cos'è la sua storia, chiaramente? Che cosa ha fatto? Da che cosa? Tutto. E allora mi incuriosiva questa situazione. Siccome appunto però
dicono che le donne sono curiose, ma io sono peggio di tre donne messe assieme, no? Ecco, e mi incuriosiva questa vicenda. Questo appunto mi permise, andando a Roma appunto, di conoscere quale coordinamento, verificare alcune situazioni e mettere in piedi il coordinamento anche in Lombardia. Questo perché, obiettivamente, non tanto perché si chiamava Silvia Baradini, poteva chiamarsi con un altro nome e cognome. Quello che era la cosa che soprattutto andava ribadita, no alla violenza verso i diritti umani. A Silvia, appunto come ha accennato Beppe, verso Silvia c'è stata una violazione dei diritti, c'è stata veramente una cattiveria riferita appunto per farle pagare le sue idee. In Lombardia, tranne appunto me, Beppe, che ebbe il piacere appunto di conoscere subito, no? Non c'era più di tanta gente a mettere in piedi questo. Fu anche una sorta di scommessa. Una sorta di scommessa appunto perché anche in Lombardia si iniziasse a parlare di quello che era appunto la battaglia per i diritti umani, se non che appunto la battaglia per contribuire a riportare in Italia una nostra connazionale, per appunto lei. È stata una battaglia molto dura, è stata una battaglia dove, o meno male, ci siamo trovati spesso e volentieri a combattere soprattutto contro una cosa, non tanto da parte di quello che l'ambiente ha perso alle nostre idee, no? Ma purtroppo è stata una battaglia che anche all'interno delle nostre stesse idee, all'interno dell'ambito di quello che, al quale più o meno apparteniamo, abbiamo trovato delle ostruzioni notevoli, abbiamo incontrato delle ipocrisie. Una cosa, spero di interpretare anche il pensiero di Beppe, una cosa in ogni caso ci ha sempre unito, la battaglia, la ferma convinzione appunto di dare il nostro contributo per i diritti, per combattere questa forma di ingiustizia. Ci siamo naturalmente immediatamente legati a quello che è il coordinamento, a quello che è stato appunto il coordinamento nazionale, diretto appunto per la coordinata da Gianni Troiani, che purtroppo non può essere qua presente stasera per impegni di lavoro e altri ancora. Come ripeto, è stata una battaglia dura, ma profondamente convinti di questo. Abbiamo fatto semplici banchetti, abbiamo organizzato dibattiti, abbiamo organizzato anche concerti. Anche concerti, sì, perché almeno egoisticamente, per quanto mi riguarda, io dal punto di vista sociale, dal punto di vista di amare la battaglia per i diritti, queste idee mi nascono mediante appunto le musiche di John Baez e le prediche di Martin Luther King. Martin Luther King disse una frase che era piuttosto famosa ed è famosa ancora adesso. Ho un sogno, non me la ricordo esattamente, no? Ecco, ma io ho un sogno, no? Ecco, anche noi avevamo appunto questo sogno, l'abbiamo realizzato, contribuendo a riportare Silvia. Silvia molto simpaticamente mi ha detto
presenza delle persone stasera, secondo me è una dimostrazione in ogni caso che anche tu hai insegnato una cosa a tutti noi, no? Che quando credi fermamente in una battaglia, come, perdonami, come abbiamo creduto noi fermamente alla battaglia, al contributo per riportarti in Italia, ecco, costi, quei costi, tu hai pagato per primo, noi certo non abbiamo pagato quello che hai pagato tu, però onestamente è stata la battaglia che ha riempito d'orgoglio tutti. E torno a ripetere, non eccessivamente perché si chiamava Silvio Valentini questa persona, non tanto perché è una nostra connazionale, no, ma anche perché la battaglia per i diritti umani non deve mai conoscere, non deve mai conoscere sosta. Silvio Valentini appunto ci ha, secondo me ci ha insegnato questo. Noi difatti, almeno per quanto riguarda la nascita del coordinamento lombardo, appunto che è nato a Milano, in questa battaglia abbiamo avuto modo di conoscere più e diverse realtà associative, ma soprattutto più e diversi drammi. Come torna a ripetere, la battaglia per i diritti umani ha una vastità notevole. Lo dicevo anche ieri sera, alcune settimane fa uscì un sondaggio che dichiarava che in ogni caso ogni giorno in Italia ci sono oltre 7 milioni di donne che vengono violentate, e non solo fisicamente, ma anche moralmente, che al lavoro subiscono vessazioni maggiori in tutte le maniere possibili, ma soprattutto la maggior parte di queste violenze le subiscono nelle proprie mura domestiche. C'è un altro dramma. C'è un altro dramma, senza togliere niente appunto dal primo, ed è un dramma che non tutti conoscono in modo adeguato nel nostro paese. Noi appunto siamo circa 56 milioni nel nostro paese. Se facciamo il paragone di quello che sto per dire, ne abbiamo più noi degli Stati Uniti a momenti. Ecco. Ovvero in Italia si vive un dramma, ovvero in Italia abbiamo circa 500.000 di bambini che lavorano sotto l'età di legge consentita. Sotto l'età di legge consentita si intende dai 14 anni in giù. Abbiamo bambini anche che all'età di 6, 7, 8 anni sono costretti a lavorare. Nella nostra regione, la Lombardia per l'appunto, abbiamo circa 35.000 di questi bambini. La diversità fra maschi e femmine si differenzia di circa 1.500-2.000 di questi esserini. Ecco, questo, io al di là della questione di Silvia, noi appunto come comitato nato appunto sulle ceneri, se così si può definire, che è comitato per il riparto di Silvia Valentini, sono qua anche per chiedere la solidarietà di Gianfranco San Martino, di Romato e di tutti gli altri paesi, perché il 10 giugno a Milano si possa fare una manifestazione pubblica che si manifesta in una biciclettata dove ci saranno anche dei bambini piccolissimi, si recherà sotto la regione e chiedere al governo della regione che si adoperi perché non che si cancelli, sarebbe la soluzione migliore, senza ombra di dubbio, però che in ogni caso si possa aprire una campagna, una battaglia a favore della cancellazione, insomma, dello sfruttamento del lavoro minorile. Questo è un dramma, perdonatemi, che per quale
parlare purtroppo troppa gente, ne parla, ma ne parla solo ed esclusivamente pochi giorni prima delle campagne elettorali, durante le campagne elettorali e a seconda di come è andata la campagna elettorale, ne parla ancora un giorno, due o tre, subito dopo. No? Ecco, noi vogliamo sconfiggere questo. Sembra quasi che esco, anzi, sembra, direi che sono uscito dal seminato, ma neanche più di tanto, perché a questo ci siamo arrivati appunto grazie alla battaglia del Silvio Barattini, grazie al contributo di riportare Silvio Barattini in Italia, che ci ha messo nella condizione di conoscere questa realtà, di vivere direttamente e di poterle portare in giro e denunciarle con tutta la nostra forza. Grazie Silvia. Allora, inizio dicendo a tutti buonasera, ringraziando il centro per avermi invitato e, come ho detto al sindaco stamattina, veramente un ringraziamento per tutti coloro che hanno partecipato a questa battaglia per riportarmi in Italia. Come ha menzionato Vittorio, è stata una battaglia abbastanza protratta, ci sono voluti 12 anni, ma ogni tanto una piccola vittoria c'è e tutti hanno contribuito, e questo è anche importante da dire, perché vincere si può. Anche come penso senza esagerare, come si può dire, hanno vinto quelli che hanno lottato nella resistenza, perché il fascismo è stato sconfitto e un'altra Italia è nata da quella resistenza. Mi dovete scusare, è stata una lunga giornata. Perciò vorrei, se non vi dispiace, dire delle cose inizialmente e poi magari aprire e fare più un dialogo, perché magari attraverso il dialogo possiamo conoscerci meglio a vicenda. Comunque, anche oggi pomeriggio, quando mi hanno intervistato alla radio, ha confermato una cosa che emerge ogni volta che parlo con la gente, e che la gente veramente non capisce un po' quello che è successo, perché mi sono trovata in questa situazione e perché ho fatto le scelte che ho fatto. Allora, una cosa che parto un po' da lontano, ecco, il sindaco ha detto che noi abbiamo forse delle idee degli Stati Uniti che sono basato un po' più sul mito che sulla realtà. E penso una di queste idee che abbiamo sempre avuto è che gli Stati Uniti è cresciuto, è diventato un paese in una lotta di libertà contro una potenza coloniale che era la Gran Bretagna. In verità questo non è quello che è accaduto, perché è vero che certe persone sono, diciamo, scappate dalla Gran Bretagna, ma si sono immediatamente trasformati in colonizzatori loro stessi, prima di tutto contro le nazioni native che hanno trovato, perché gli Stati Uniti non era, quello che poi è diventato gli Stati Uniti non era un territorio vuoto, c'erano 60 milioni di persone che vivevano lì. Poi in relazione agli africani che hanno importato per lavorare e che hanno schiavizzato, poi in relazione a due terzi del Messico che hanno conquistato attraverso la guerra, e poi con una guerra in Spagna diciamo le colonie che erano Porto Rico, Cuba e le Filippine. Poi adesso è rimasta solo la colonia del Porto Rico. E allora, un po' la questione che è sempre diventata fondamentale nel movimento negli Stati Uniti,
quando si è creato anche dei forti movimenti come al tempo della guerra del Vietnam, la questione fondamentale è sempre stata e rimane qual è il rapporto anche all'interno del movimento politico tra i bianchi e i figli e le figlie di quelle persone che sono state, che vivono già lì, che sono state portate come schiavi o che sono state conquistate. E questo rapporto in verità è sempre stato un rapporto che politicamente a scapito delle persone che in verità sono portatrici di quei valori di cui ammiriamo, che noi chiamiamo la democrazia, che è un po' l'unico posto che penso, no, che è simile come storia in termini proprio di politica è il Sudafrica, no? Dove c'è stata anche lì una lotta all'interno del movimento di chi determinava il programma, l'agenda del movimento, finché lì c'era chiaramente una grossa maggioranza numerica, e era chiaro che è un paese africano. Ma anche gli Stati Uniti, pur essendo diciamo numericamente la maggioranza dei bianchi, non è un paese bianco e il movimento non può essere basato su un'agenda determinata dai bianchi. Scusate se uso, perché non so che altra parola usare. Questo in particolare, questa contraddizione è esplosa all'interno del movimento contro la guerra, perché allo stesso tempo non c'era solo quella lotta che avveniva all'interno degli Stati Uniti, c'era anche la lotta degli afroamericani e delle altre nazionalità che vivevano all'interno. E purtroppo, bisogna dire che troppo spesso la loro lotta veniva schiacciata, veniva nascosta, veniva ignorata. Questa cosa è diventata specialmente una cosa critica quando sono emerse delle forti organizzazioni, in particolare all'interno del movimento afroamericano, come un esempio, perché lo conosciamo tutti, ma non era l'unica, il Partito delle Pantere Nere, che ha un po' scombussolato tutto, perché ha avuto la forza non solo all'interno della propria comunità, ma anche la forza verso il resto del movimento di dire: ehi ragazzi, qui non si può andare avanti così, ci siamo anche noi, abbiamo queste cose e voi dovete rispettare e avere un rapporto differente. Ed è iniziato un dialogo molto molto importante tra questi due movimenti, che potenzialmente poteva portare a una forza veramente una svolta per gli Stati Uniti storica, perché il razzismo lì, o diciamo come lo chiamavamo noi, la supremazia dei bianchi, non era solo una questione delle istituzioni e di come era organizzata la società, ma era anche una questione all'interno del movimento. Questo inizio di dialogo, questo inizio di collaborazione era vista dal governo già occupato in una guerra che stava perdendo all'esterno come una minaccia gravissima all'interno del paese, e la loro soluzione a questo sviluppo politico è stato di ideare un programma di controintelligenza che hanno chiamato COINTELPRO, e lo scopo del programma era molto semplice: che si dovevano eliminare, ma nel senso non solo politico, anche nel senso fisico, tutte le organizzazioni che potenzialmente posavano una minaccia al potere degli Stati Uniti. E non sono state solo le Pantere Nere che erano l'obiettivo di questo COINTELPRO. COINTELPRO era anche, per esempio, contro la sinistra cattolica, che in quel momento era molto attiva.
positiva sia sulla questione della guerra ma anche sulla questione delle armi, il disarmamento, il pacifismo e tutte quelle cose, e anche la questione della tortura, perché sono stati i preti cattolici a scoprire che all'interno di una delle basi c'era questa scuola che si chiama School of the Americas, dove militari e poliziotti erano portati da tutta Latino America e gli erano insegnati a come torturare le persone. E allora, c'era una particolarità nei documenti che poi sono stati scoperti, scritti dall'FBI, che la cosa che bisognava assolutamente fermare era la nascita di un altro che loro hanno detto Messia Nero, diciamo un termine un po' religioso, ma dato il fatto che sia Malcolm X che Martin Luther King e anche altre persone erano appena state assassinate, la paura era che qualcuno le potesse sostituire, crescere, trasformarsi in quella persona capace di attirare intorno a sé e unire il movimento. In questa situazione, dove in particolare le Pantere Nere sono state molto colpite, non per niente 5.000 dei loro militanti sono finiti in prigione, alcuni di loro sono stati assassinati. Ne ho parlato oggi alla radio, un po' per quelli che hanno ascoltato l'intervista alla radio. Si è aperto tutto un dibattito, anche abbastanza alla luce del sole, di come rispondere a questa repressione, a come rispondere a questa ondata, e in particolare qual era il ruolo di noi bianchi, perché ci chiamiamo così. E in questo dibattito, che poi non era solo, sai, la riunione, parliamo, che facciamo domani, ma come? No, perché c'erano scontri quotidiani e c'era anche bisogno di aiuto concreto per le persone che venivano così attaccate dalla polizia fisicamente. Forse per quelli che non hanno vissuto questa cosa è un po' difficile comunicare, ma c'era proprio una fisicità a questa cosa che necessita anche proteggere le persone. Allora, quando uno dice ma perché l'hai fatto per loro? No, non l'ho fatto per loro, l'ho fatto perché in tutta questa cosa la nostra, perché non ero da sola, ma non dico non ero da sola perché non ero l'unica bianca processata, non ero da sola in una già cara del movimento che pensava che intervenire su questa questione, fermare questa repressione, creare un differente rapporto con le forze del movimento, le forze politiche afroamericane, era la questione centrale che doveva affrontare tutto il movimento in quel momento negli Stati Uniti. Poi all'interno di quello chiaramente ci sono state delle richieste di solidarietà che non era solo politica ma era anche di un altro tipo, e a un certo punto qualcuno letteralmente mi ha detto ehi, abbiamo bisogno di questo, ci aiuti, e io dopo avendo avuto tutta una serie di esperienze, credendo a quello che credevo politicamente, ho detto sì, va bene, e poi il resto lo sappiamo. Ma la cosa che voglio dire che è molto importante è che i tempi sono molto cambiati, ma la questione negli Stati Uniti non è molto differente, e la questione se ci sarà la speranza di un movimento negli Stati Uniti in futuro, sarà veramente un movimento che è costruito non solo contro la guerra in Iraq, ma un movimento che deve anche parlare a quello che rimangono le questioni irrisolte negli Stati Uniti dal primo momento che i P
pilgrims, non so come si dicono in italiano, sono arrivati in America, e è la questione di tutte quelle altre nazioni e popoli che vivono sullo stesso territorio, che non hanno gli stessi diritti e lo stesso accesso alla democrazia che dal primo momento hanno avuto i bianchi, anche quelli molto poveri. E questa è una cosa proprio centrale da capire sugli Stati Uniti, e questa era un po' la questione del mio caso. Perciò non penso di aver agito per qualcun altro, forse mi sbagliavo, ma c'era un'idea che portavamo avanti un certo discorso, e dire no, qui bisogna agire in maniera differente, bisogna creare un differente rapporto. E poi magari mi chiedete delle cose e posso spiegare meglio. L'altra cosa che voglio dire è che molte persone mi dicono che sono sorprese dal fatto che sono abbastanza serena, solare. E la cosa che voglio dire è che e molte persone parlano dell'esperienza in prigione come questa terribile esperienza e tutto questo, ed è vero, però la cosa che voglio comunicare, la cosa che mi dà serenità, è una cosa che ha detto ieri sera, un concetto simile a quello che ha detto ieri sera Nori Pesce, anche lei ex partigiana, che è vero che partecipare in un movimento e resistere è un sacrificio, ma è anche, diciamo, una creazione di qualche cosa che porta più vicino ai nostri obiettivi, e perciò non può essere vissuta come un martirio, ma deve essere vissuta come un'esperienza positiva, con tutte le sue, diciamo, nel bene e nel male, che aiuta a costruire dei valori e delle, dei, come dire, dei valori e delle, dei principi che sono positivi e che sono trasformativi. E allora, se questo è quello in cui collettivamente, in maniera differente, cerchiamo di fare, non può essere un'esperienza tragica, ma deve essere un'esperienza positiva. E anche il mio ruolo è di comunicare quello che non è stata la fine della mia vita. La mia vita sì è stata dura, ma non è finita, e anche gli anni di prigione sono state, come dire, una scuola importante. Pagare così tanto, e allora quello che viene forse comunicato è paura, e questa non è una cosa positiva per noi, no? Perché di ostacoli ce ne sono tanti e li dobbiamo tutti affrontare nella nostra maniera. E l'altra cosa che vorrei dire in quel contesto è che veramente molte volte quando la gente parla del carcere, sembra che quando le persone vanno in carcere le persone spariscono, no? non esistono più, e anche questo penso non è per me l'idea giusta di pensare al carcere, perché è vero che vieni tolta dalla comunità, ma è anche vero che all'interno del carcere, se uno ha certi obiettivi o certe diciamo idee in testa, anche lì si continua a lottare e partecipare, chiaramente in maniera totale, differentemente totale, ma non è la fine. E in particolare penso che per noi che siamo stati in carcere non da soli come persone politiche, ma che eravamo in gruppi, abbiamo avuto l'opportunità di creare all'interno di quelle prigioni
delle comunità, diciamo, di resistenza che includevano anche le detenute, ma che non erano la stessa cosa che facevamo fuori all'esterno, ma erano basate su quelle realtà che abbiamo poi incontrato all'interno. E in particolare una cosa che voglio menzionare, perché penso che è stato un lavoro importante che si è svolto, è stato il lavoro che abbiamo fatto all'interno dei carceri contro l'AIDS, perché era una realtà molto pressante, una realtà anche che l'amministrazione delle carceri federali all'interno degli Stati Uniti non era in nessuna maniera preparata ad affrontare. Ma la cosa importante che non erano preparati ad affrontare, oltre agli aspetti, diciamo, sanitari, non c'era un epidemiologo, non c'era un medico che si intendeva di malattie infettive, al principio non davano neanche i farmaci corretti, no? Perché non c'era il COPTE, non c'erano i retrovirali e tutta una serie di cose, ma la cosa che assolutamente erano incapaci di affrontare era la paura, no? Perché al principio nessuno capiva che cos'era questa malattia, no? E non c'è niente di peggio che l'ignoranza per fomentare la paura, e la paura che poi si ripiegava sulle detenute che erano ammalate. E questo è stato un lavoro importante, un lavoro profondamente politico, perché ci ha permesso di parlare di tutta una serie di cose. Le donne, perché le donne venivano infettate prima, perché morivano più velocemente degli uomini, che cos'era la droga, che cos'era anche che cos'era il sesso e su che base c'erano questi rapporti sessuali. È stato attraverso quel lavoro che abbiamo fatto che abbiamo veramente creato un differente rapporto con le altre detenute, che penso sia stata un contributo importante che abbiamo dato all'interno delle carceri, e di questo ne sono molto orgogliosa. Poi veramente ho finito, perché si parla molto adesso del fatto che dopo l'11 settembre c'è stata un'esportazione di certi metodi sia in Iraq ma anche a Guantanamo, di violazioni dei diritti delle persone, l'esportazione della tortura. Vorrei dire solo una cosa, che quello che forse si è notato in tutto il mondo con quei due esempi, ma non solo, è il risultato di sperimentazione per anni che è avvenuta all'interno delle carceri, in particolare le unità speciali delle carceri federali negli Stati Uniti. E perciò quello che vediamo adesso per esempio a Guantanamo è proprio il frutto di 20 anni di sperimentazione, e in particolare nelle unità dove erano tenuti i detenuti politici e anche i detenuti che loro considerano i socialmente più pericolosi, che sono in verità i giovani afroamericani o latino che appartengono alle gangs, e sono in quelle unità che tutte queste metodologie che adesso conosciamo molto di più sono state sviluppate, e perciò non è che c'è solo Guantanamo o Abu Ghraib o tutte le prigioni che non conosciamo neanche, perché sappiamo che ce ne sono di segrete, ma sono anche tutte le prigioni all'interno degli Stati Uniti che applicano non la totalità forse, ma parte di quella metodologia per controllare e diciamo reprimere le persone che vi sono all'interno. Perciò quando si rivela al di fuori degli Stati Uniti un
voglio dire un fenomeno è la parola sbagliata, però un caso di questi generi bisogna sempre vedere e capire che la fonte di quei metodi risiedono all'interno degli Stati Uniti. Chi vuole intervenire, fare domande, fare interventi, delucidazioni, pregato di farlo. È leggero, però devo dire che non so quando è iniziato, ma credo è iniziato dopo la prima malattia, che sono iniziate ad arrivare migliaia di cartoline, lettere, fotografie, tutta una serie di cose. E devo dire che da quel momento in poi il carcere è diventato più facile, perché sapevo assolutamente, già lo sapevo, però in maniera molto concreta, che non ero da solo. Partecipanti dal sindaco Bassetta, da Vittorio, a Silvia Maraldini, ma soprattutto vorrei ringraziare tutti i compagni che sono presenti in sala e che hanno contribuito a creare il movimento Brescia per la liberazione di Silvia Maraldini. Terza puntata stasera. Io non l'ho mai vista, tra l'altro, volevo venire a vedere stasera. Vieni con la macchina fotografica, che hai l'occasione di poter fare Silvia nel nostro centro. Non è, io faccio contento. Le indagini, sui movimenti antifascisti. Cosa li fai a fare? Se poi... Oggi anche parlamentare, per la fondazione come bravo. E adesso non mi scorderò mai. Anche perché per assurdo, naturalmente, sapendo che l'iniziativa è già preparata più di un mese precedente. Ho già anticipato questo pomeriggio con noi Silvia Maraldini, intanto salutiamo subito. Buon pomeriggio Silvia. Buon pomeriggio e buon pomeriggio a tutti i vostri ascoltatori e ascoltatrici. Benissimo, allora Silvia Maraldini con noi sarà intervistata da Fiorenzo Angoscini, salutiamo anche te Fiore, ciao Fiore. Ciao a tutti, grazie. Intanto ricordo che Silvia è qui da tutta la giornata nella nostra provincia, questa mattina era a Cazzago per il conferimento della cittadinanza onoraria, ora è qui con noi alle nostre frequenze e poi questa sera sarà alle ore 21 al centro sociale 28 maggio di Via Europa 54 a Rovato. Pensavo che intervenire. Solito quando tu dici... Vedi, dovevamo arrivare a noi. Oh signori, giovanotti! Non mi ricordo che è perfetto. Come si chiama? 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 Come si chiama?
hai mai pensato? Gli devi dare una risposta per il momento. Perché in verità quando sei in carcere e c'è una condanna come la mia, non pensi molto a quando è. Con le zucchine e con le asparagi. Io ho preso cacciofo, non c'è cacciofo? No, zucchine e asparagi. Noi lo andiamo solamente, signor Valdi,